Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz Ehi, che robe? e oggi siamo qua con le modifiche al mazzo Commander di Terre Selvagge di Eldraine, Dominio Fatato, mazzo col comandante Tegwill, che non vi stiamo a... cioè, sì, però raccontiamo velocemente, Lord delle Fate, Esatto, quando più una fata uno muore... alle fate, quando una fata muore, peschiamo una carta e perdiamo un punto vita. Esatto, naturalmente volante, e quindi insomma un ottimo comandante per un mazzo Fatina Farabutti. Ma partiamo subito con le nostre modifiche. Allora, avrei messo il Wayfarer Bauble da tirare fuori, perché è un artefatto abbastanza lento per rampare una terra, visto che costa uno per giocarlo, poi due tapparlo, devi sacrificarlo e rampi una terra base che entra tappata, quindi tutto questo è un po' lento. In un mazzo bicolore dove sono tutte anche creature a costo basso, si potrebbe evitare una carta macchinosa e lenta come questa. Meglio aggiungere il Thought Vessel. Esatto, calcolando che il mazzo dovrebbe pescare tanto, non avere limite di carte in mano è un bel vantaggio. Esatto, e Costa poi 2 e aggiunge un mana. costa 2 contro i 3 del Wyvern's Bauble. Entra che può essere subito tappato per attingere un mana incolore, a differenza della terra del Ninnolo. Quindi, in Già. sostanza, è un ottimo upgrade anche economico perché chi non ha un vessillo dei pensieri in casa. Questa no, scelta combattuta perché Nightmare Unmaking è una carta buona, è una varattona perché costa 5 e scegli uno tra esiliare ogni creatura con forza maggiore al numero di carte che hai nella tua mano oppure esiliare ogni creatura con forza minore del numero di carte nella tua mano. Esatto. Questo in base alla situazione può avvantaggiarci o svantaggiarci, però di solito la usiamo con la testa nel nostro Esatto, mazzo. diciamo che è anche un po'... Diciamo, non elimina tutti, è No, quello non lì, elimina a tutti, meno che non però. hai carte in mano o ne hai talmente tante, ma non Esatto. elimina tutti. Non è neanche, cioè, non è neanche di quelle che ti danno un po' di vantaggio a te, perché insomma dipende sempre dipende dalla situazione, quindi questa cosa qui a me non è piaciuta tanto. Al posto del Nightmare Unmaking ho preferito mettere Rubato dalle Fate, che qui vedete la versione di Jumpstart, ma in realtà è di Trono di Eldraine. Costa X e doppio blu. Fai tornare una creatura a bersaglio con valore di mana pari a X in mano sul proprietario ed è anche un buon effetto, niente di eccezionale, cioè il mazzo è pieno di carte con questo effetto che abbiamo tolto, e però creiamo Xpedine Spiritello 1-1 blu con volare, Che non è quindi male perché questa qui è sono la tante parte pedine. secondaria. La cosa brutta di questa carta è che è pari a X e non pari o inferiore, sarebbe stato ottimo perché avremmo potuto fare tantissimi spiritelli in Già. più. Comunque, considerando che è un mazzo di Ymir, non ramperemo tantissimo e comunque già farci 3-4 spiritellini in più è un ottimo vantaggio Sì, considerando il sicuramente. mazzo. Altra carta da rimuovere è Reckless Spite, costa 3 istantaneo, distruggi 2 creature non nere e perdi 5 vite. Già il mazzo ci fa perdere vite col comandante. Esatto. Perdere 5 vite per distruggere 2 creature, tra l'altro non nere, quindi avere anche un Sì. campo di azione E ridotto in Commander non è che sia il massimo. quindi tiriamo via la rimozione, mettiamo dentro il Bitter Blossom. Costa 2, all'inizio del nostro mantenimento perdiamo una vita e creiamo una fata nera, una fatina nera con volare. Perdiamo vite anche qua, ma più graduale e in più ci dà un parante in più o un attaccante in più Esatto, diciamo che ci fa un bel vantaggio di board. che comunque va in trigger col comandante. Quando muore perdiamo una vita e peschiamo. Ricordiamo che peschiamo molto in questo mazzo. Diciamo che il comandante ci fa perdere un po' di vita ed è una quantità limitata. Bitter Blossom, se lo giochiamo, le vite che perdiamo iniziano ad aumentare. Non abbiamo preso contromisura queste perdite di vite perché comunque il comandante è una perdita limitata e comunque perdi e ti dà vantaggio carte. Esatto. Bitter Blossom, se lo giochiamo, è logico, saremo più aggressivi perché avremo più fate a disposizione, e però sappiamo che abbiamo anche meno tempo Per poter chiudere. meno tempo a disposizione per poter eliminare i nostri avversari. Quindi dà un ottimo vantaggio, ma bisogna essere bravi col Bitter Blossom, perché altrimenti rimaniamo fregati, si autofrega da solo. Altra carta molto forte, ma che abbiamo deciso di togliere perché non così sinergica al mazzo, considerando comunque il fattore multiplayer, perché se fosse uno contro uno sarebbe molto forte, è Lulebreaker Horror. Costa 7, 7, 8 lampo, non può essere counterato. Quando lanciamo una magia scegliamo fino a 1, tra far tornare una magia che non controlliamo in mano al suo proprietario, oppure far tornare un permanente non terra in mano al suo proprietario. Esatto.
molto forte, ma è multiplayer. È forte anche in multiplayer, però avendo più avversari da starci dietro non è come in uno contro uno. E in più sinergizza poco con le fate, visto che noi abbiamo puntato a fare un mazzo più tribale, più tribale fatoso, che con i triggerini del rimbalzare in mano tante cose. Al suo posto una nuova carta di Terre Selvagge di Eldraine, Talion the Kindly Lord. Costa 4, un 3-4 volante, quando entra scegliamo un numero tra 1 e 10. Ogni volta un avversario lancia una magia con costo di mano, costo di mana, forza o costituzione pari al numero scelto, quel giocatore perde 2 vite e noi peschiamo una carta. Ed è molto molto buono. Molto forte. Poi in base al tipo di mazzi che abbiamo di fronte dobbiamo anche capire... Sì, qual è il numero... Esatto. Più ricorrente, diciamo. Solitamente è un numero tra il 2 e il 4, sono quelli più gettonati, perché esatto, i costi di mana medi, esatto, più utilizzati, diciamo. I commander si aggirano tra quei tra il 2 e il 4, quello, insomma. Perché non andiamo contro dei mazzi Eldrazi, Eldrazi oppure dei robi verdi con tutti i giganti. Comunque, per fare un po' di vantaggio, per togliere un po' di vite, pescare un po' di carte un po' contro tutti, tra il 3 e il 4, tra il 2 e il 4 non si sbaglia. Allora, Nimris Honest Trickster. Questa qui costa 5, non 6, lampo volare. Quando lanciamo la nostra prima magia durante il turno di ogni avversario, guardiamo le prime due carte del nostro grimorio, ne mettiamo una in mano e l'altra nel cimitero. Che allora, non è una cosa così... Non è malvagia, ma non è neanche così forte. Esatto. Perché intanto dobbiamo lanciare una magia nel turno degli avversari e non è scontato che la lanceremo. Esatto. Perché comunque se abbiamo... un effetto cioè se dobbiamo essere control non è che sempre siamo lì a lanciare cose. Esatto, cioè se non ce n'è bisogno è meglio non lanciarla. Quindi non dà un vantaggio fisso. È buono perché ti fa setacciare il mazzo, però non è così direi forte. Direi che è un buon parante perché è un 1-6. È un buon parante che entra con l'acqua, esatto, costa parecchio. Mentre invece il Fairy Mastermind, molto molto più forte, costa 2-2-1, sempre lampo e sempre volare, dice però che ogni volta un avversario pesca la sua seconda carta in ogni turno, noi peschiamo una carta. Esatto. Effetto che in Commander è già forte di suo, perché in Commander si cerca sempre. Esatto, molti cercano di pescare sempre di più in un turno e quindi questo effetto sarà molto più facile che venga attivato. In più, come suo effetto da attivare, c'è tappare 4, ogni giocatore pesca una carta. Quindi già noi ne peschiamo una, esatto, con questo effetto. La pescano anche gli altri, e sicuramente... il giocatore di turno, se non è il nostro turno ma è il turno di un avversario, il giocatore di turno pescherà la sua seconda sicuro e quindi ne pescheremo un'altra carta. E poi chi ci dice che in quel turno lì dell'avversario un altro avversario non abbia pescato già pescato in altri quindi... modi, quindi ci sta. Sicuramente un'ottima aggiunta. Credo che il prezzo sia ancora un filino alto per essere una rara. Cosa stava? 13-14? Poi è calato sicuramente, adesso magari starà calando. Comunque, insomma, non è una carta da pochi centesimi. Adesso vediamo se che robe ce lo trova mentre andiamo avanti con le carte. No? Sta a 8 euro. 9, fai 9. 6, 9 euro, tra i 6 e 10, insomma, in base al tipo, alla qualità. Comunque, insomma, è una carta sicuramente forte e sicuramente valida un po' in tutti i mazzi Commander. Altra carta da togliere è il Perplexing Test. Sempre questo qui è sempre una di quelle vratte che sono vratte ma no. Costa 5, scegli uno tra... fai tornare tutte le creature token in mano ai loro proprietari e quindi le fai svampire. Oppure fai tornare tutte le creature non token in mano ai suoi proprietari. Che anche qui non è neanche malvagio. Esatto, non è male perché costa 5 ed è instant. Però la vedo più utile giocata contro un mazzo pedine. Perché le proprio le fai sparire tutte invece che con un mazzo pedine. Questo è un mazzo misto pedine e creature, quindi diciamo che secondo me è meglio usarla il meno possibile, quindi preferiamo tirarla fuori e mettere una carta che è quasi una chiusura, il Psychosis Crawler. Costa 5, forza e costituzione sono pari al numero di carte nella tua mano, e ogni volta peschi, ogni avversario perdi una vita. Esatto. In un mazzo che pesca tantissimo, questo qui farà danni a tutti. Esatto, continuiamo a fare un danno a ciascun avversario. Un danno ogni carta pescata, quindi come vediamo ci sono carte che fanno pescare veramente tanto e lì sono valanghe di danni. Altra carta non così forte, Runaway Together, costa 2, istantaneo, scegli due creature bersaglio controllate da giocatori differenti, fai tornare quelle creature in mano ai loro proprietari. Già. Ci può stare, ma niente di così... Sì, non è una roba eccezionale, diciamo, in Commander.
Esatto, molto meglio lo spell Stutter Sprite. Costa 2, 1-1 lampo volare. Quando entra, counter una magia con costo di mana X o meno, dove X è il numero di fatine che controlli. Ci Quindi. sta, noi controlleremo, almeno credo, controlleremo tante fatine, quindi countereremo qualcosa. Esatto, fa counter, poi fa pezzo che può sia attaccare che bloccare, e questa cosa Esatto. non è assolutamente male. A costo 2, poi. Cioè, a Esattamente. costo 2, di cui anche un solo blu. È praticamente un counterspell Esatto, più forte. quando muore fa triggerare il nostro comandante, Esatto, attacca, fa danno, quindi quindi utile, molto utile. molto buono. Altra carta da rimuovere perché non è così forte, visto che costa anche parecchio, è Fate or Fiction. Costa 4 istantaneo, rivela le prime 5 carte del tuo grimorio, un avversario le separa in due pile, scegli una di quelle pile e la aggiungi alla tua mano e metti l'altra nel cimitero. Ok, questa non sinergizza troppo col mazzo, nel senso che questa non ti fa pescare, ma te la aggiunge alla mano. Esatto, altro malus di questa carta. Esatto, ti fa guardare 5 carte, l'avversario sceglie No, le l'avversario le pile. separa in due pile, tu scegli Sì, quale. l'avversario sceglie quali pile fare e tu devi sceglierne una e l'altra va al cimitero. A me non piace mandare carte al cimitero, quindi questa fuori. Scartiamo. Mettiamo invece il Bidente di Tassa, carta che in questo mazzo è fortissima, Molto visto che è pieno di creature volanti e quindi sono già elusive di illusioni. base. Esatto. Il bidente di tassa costa 4, quindi stesso costo dell'altra, ha un blu in più, però è un artefatto incantesimo, quindi è un po' più difficile da buttare via In rispetto realtà è più facile perché rispetto a cosa, scusa. alle creature. Ah, sì, certo. Un'unica volta una creatura che controlli infligge danno da combattimento a un giocatore, puoi pescare una carta, quindi puoi scegliere. In più dice che ogni volta una creatura, quindi si trigger per ogni Che creatura fa nostra che fa danno. danno, quindi se attacchiamo con 10 creature che fanno danno tutte e 10, peschiamo 10. Possiamo Possiamo pescare fino a 10, possiamo pescare fino a pescare 3, 10. E 4, quello che vogliamo. tappando 2 e tappandola, le creature di un avversario devono attaccare in questo turno se possibile. Quindi costringiamo un avversario a fare combat con tutte le sue creature. Ovviamente se possibile, però ci sta, E questa qui è anche, diciamo, tra virgolette, versatile. potrebbe essere anche una rimozione, perché costringi delle creature magari che fanno un effetto passivo all'avversario, le costringi ad attaccare e quindi le metti in pericolo. Comunque molto forte, perché se peschiamo tanto poi col crawler facciamo tanti danni. Altra Eh già. carta di Terre Selvagge di Eldraine da togliere, perché è abbastanza scarsa secondo me in un mazzo Commander, è lo Spellscorn Coven. Carta che va all'avventura con Take It Bet, fai tornare una magia in mano al suo proprietario a costo 3, non mi Infatti sembra è troppo costo-beneficio alto il buono. costo. E lo Spell Coven è un 2-3 volante che quando entra ogni avversario scarta una carta a costo 4, anche no, anche perché scartare una carta così, una carta random che fa scartare in Commander non è forte, cioè se Infatti. fosse un mazzo che sinergizza con lo scartare direi va bene, diversamente anche no. Molto meglio il Ferris Worm, costa 4, XX volante, forza di costituzione sono pari al numero di permanenti blu che controlli. Quindi facciamo tante fatine, solitamente sono blu, la maggior parte delle fatine che giochiamo sono blu, tanti artefatti e incantesimi blu, quindi sicuramente è un pezzo grosso questo, un pezzo grosso che comunque ci vuole, in mezzo a tante fatine piccole ci vuole anche qualcosa Il di fattone. il fattone. Quindi secondo me ottimo, poi un uncommon dovrebbe trovarsi con poco. Toglieremo anche Repulse, costa 3 istantaneo, fai tornare una creatura in mano al suo proprietario, pesca una carta. Carta senza infamia e senza lode, se fossi un 1 contro 1 sarebbe neanche male, però Infatti in multiplayer. multiplayer sa di poco. Quindi mettiamo dentro lo Skullclamp, che è fortissima in questo formato, soprattutto con pedine 1-1. Che negli equipaggi muore, peschi due. Fine. Questo serve solo per pescare. E questo Esatto, ti fa pescare due carte ogni volta, quindi non è da sottovalutare. Dà un esatto. vantaggio enorme lo Skullplank in un mazzo a pedine che entrano e sono degli 1-1. In più fa pescare, che è la sinergia, cioè lo Esatto. scopo del mazzo è pescare. Poi, ultima modifica è togliere l'Illusionist Gambit, costa 4 istantaneo, carta che comunque è forte, ma qua dentro secondo me neanche troppo. Perché dice, lancialo solo durante la dichiarazione dei bloccanti del turno di un avversario. Rimuovi tutte le creature attaccanti dal combattimento, stappale, dopo questa fase c'è una fase addizionale di combat.
e ogni creatura che è attaccato in quel combattimento, ogni creatura attacca in questo combattimento, no, scusate, ognuna di quelle creature Attacca attacca in in questo questo comando punto se se possibile. possibile. Quindi quelle che hai rimosso dal combattimento sono costrette a riattaccare, ma Ma giocatori diversi da te o dai tuoi planeswalker. esatto. È abbastanza buona, questa è molto buona come carta perché costa 4 instant, ti para da una combat e fa attaccare qualcun altro, quindi è un doppio vantaggio, non subisci tu la combat, ma la fai subire a qualcun altro. Deve essere usata per forza in multiplayer perché in single player è inutile e cioè, ci può anche stare lasciarla dentro, ma possiamo mettere al suo posto una carta, diciamo, che ci può aiutare a velocizzare il mazzo. Esattamente. Ovvero Fair Hairbringer, costo 4, flash e volare, 2-2. Quando entra in campo, puoi cercare nel grimorio per una carta fata, fatina, spiritello, quello che è. Rivelarla, mescolare il grimorio e metterla in cima, quindi ci farà tutore e ci può tutorare qualcosa che ci può essere molto utile in quel dato momento, qualcosa che ci fa pescare di più, tipo anche la fatina, quella grossa che diventa enorme se decidiamo che è il momento di buttare giù un ciccione Assolutamente. o qualcos'altro. Dopo adesso ci sarà da guardare bene No, ma è una cosa qualunque c'era. Esatto. carta, una qualunque fatina in base alla situazione ce la aggiunge in cima al mazzo e quindi non è assolutamente male, anche perché ce la mette in cima al mazzo, poi magari Se abbiamo già abbiamo qualcosa qualcosa che ci fa per. pescare, ad esempio, se dobbiamo counterare qualcosa e abbiamo qualcosa che ci fa pescare, giochi lei, se, ovviamente se abbiamo abbastanza mana, giochi Assolutamente. lei, ti metti in cima la creaturina che abbiamo visto prima che costa 2 e quando entra countera in base alle fatine che abbiamo e quindi se abbiamo qualcos'altro che ci fa pescare, peschiamo subito quella e poi la giochiamo. No, Ci comunque. sta, aiuta a velocizzare, diciamo che è un tutore. Un bel tutore per queste. Abbiamo fatto praticamente aggiunte quasi tutte non comuni, a parte il Bitter Blossom e il Fairy Mastermind, non dovrebbero neanche essere molto costose, si parla di da pochi centesimi a pochi euro, quindi insomma, con poco siamo riusciti, secondo me, almeno a modificarlo in modo, credo anche ottimo, direi, perché abbiamo tolto tante carte che facevano poco. E abbiamo dato più consistenza e sinergia a questo mazzo. Niente, signori, io direi che se siete degli eroi che siete arrivati fino a qui a vederlo, dovete per forza lasciarci un mi piace e valuteremo se portare anche la modifica al mazzo Valore Virtù i prossimi giorni. Fateci sapere nel caso, in fondo a questo video, qualche commento e qualche idea. Direi che dell'antimeta è tutto. Al prossimo video.